20, destra 4, subito sinistra, più 3 lunghissima, tieni, più 3 lunghissima, tieni, 20, destra 5, 30, dosso destra più 4, 10, destra 6, sinistra 4 corta, 4 corta, destra meno 4 corta, 70. La gara ha detto male anche al follonichese Leonardo Tucci, che non è riuscito nell'intento di bestare il successo dell'edizione 2008. Dopo aver siglato il secondo miglior tempo sulla prova d'apertura, a meno di un secondo dal vincitore, nonostante guidasse senza l'idroguida e la rottura di un semiasse, ha dovuto gettare la spugna al servizio assistenza successivo a causa della mancanza del semiasse di ricambio della sua Toyota Corolla WRC. La conclusione di un calvario iniziato il sabato mattina, quando nel provare la vettura si è rotta l'idroguida che l'assistenza non è più riuscita a sistemare. Comunque il tempo fatto segnare sulla prima prova in queste condizioni dimostra che il bis dell'anno precedente era abbondantemente nelle sue possibilità. Ma vediamo com'è andata nelle varie classi. La Super 1006 è andata, naturalmente, alla rosa Morganti sulla Clio della Rally Point, anche primi assoluti e autori di una gara maiuscola davanti al leader della A7, Mauro Lenci, con Spinetti alle note sulla loro abituale Peugeot 306 Rally, che gli appassionati toscani ben conoscono. Ha meravigliato la terza posizione assoluta di Michele Rovatti, navigato dal cugino Giorgio Rovatti. Non è facile salire tanto in alto con una vettura di A6, classe che i due, in questa occasione, hanno dominato con la Peugeot 106 Rally. Matteo Ricaldone e Andrea Vincenti sono stati più veloci fra le vetture di scaduta omologazione, vincendo la FA7. Ed il loro gruppo con una inossidabile Clio Williams gruppo A. Poi vai, in, dosso vai, 50, destra 4, tieni, vai, stai a sinistra, occhio per la destra 4 che scende sul dosso, lo sai, stargati bene, 30 a sinistra, attaccata la sequenza, destra 4 meno, subito, occhio sinistra 4, stringe, rallente, vai, vai, vai. Il gruppo R e la classe R3 sono andati a Paolinelli Castiglioni con la New Clio. Fino qui tutti i vincitori delle rispettive classi li abbiamo trovati anche nella top 10. La Super 2000 con la bella Peugeot 207 l'ha vinta Luca Sarti con Salvetti alle note, per niente soddisfatto della sua prestazione, ma perfettamente comprensibile dato che la sua vettura è tanto performante quanto impegnativa, cosa che la rende molto difficile per uno che corre poco come lui. Giannini Piras si sono aggiudicati con la Citroen C2 la classe R2. Bella lotta in N2, dove Della Nina Masini hanno avuto la meglio di misura sul giovane Vittorio Barzotti con Paladini alle note, entrambi gli equipaggi su Peugeot 106 Rally. La N3 è andata a Corti Manfredi con la Clio RS, stessa vettura per le vincitrici del femminile Bandini Petrucci. Con una intramontabile Peugeot 205 Rally, Fabbrini Amedei sono stati i più veloci in FA5. Subito, sinistra 3 chiude A. Per destra 4 e sinistra 4 meno, in tornante sinistro. Destra 3. Sempre spettacolare e vincente, nonostante le sue poche uscite, Thomas Giuntoli che, con Luca Vitelli alle note, sulla Peugeot 106 Rally ha dominato la FN1, addirittura davanti alle più recenti e performanti MG 105 ZR di N1, classe vinta da Retico Acri.
La classe A5 va alla Panda Kit Car dei senesi Cancelli Alfieri, mentre fra le FN3 vittoria per Menchi Mania. Nardini Masi con la Fiat 600 sono i più veloci in N0 e Lazzarini Salvini con l'Opel Corsa in FA6. Da segnalare, fra i molti ritirati, Lucchesi Catelli con la MG 105 ZR, Berrettoni Puccetti con la Renault GT Turbo, Lencioni Benedetti con la Clio Super 1006 e Beneventi Cheli con la Fiat 600 Kit, tutti protagonisti delle rispettive classi fino al momento del loro abbandono. E alla casa, sinistra piena, chiude 4 più, 50 destri. Sinistra 3 meno per destra 4 più gira, 20 sinistri, stringi destra subito, sinistra 3 meno per destra 4 più lunga doppia per... Soddisfazione da parte dell'organizzatore e del gruppo di appassionati locali che di fatto organizzano questa gara, che dopo aver conosciuto una forte adesione di partecipanti, ben 118 partenti, è stato necessario il sorteggio per l'elenco iscritti, segno che la formula proposta è apprezzata, ha potuto poi offrire un confronto sportivo di alto livello tecnico, confortato da una bella giornata che ha favorito, come già accennato, anche una bella cornice di pubblico. Il lavoro svolto in concerto con l'amministrazione comunale di Pomarance ed il gruppo di entusiasti appassionati locali ha nuovamente dato i suoi frutti e la gara, si può dire che già al suo secondo anno di vita, abbia preso definitivamente la propria collocazione nel contesto nazionale.